Amiche ed amici, eccoci di nuovo qui per una nuova puntata di sfida pastore. Ciao Giuseppe, bentrovato. Buona serata a tutti, ciao Bart. Ciao ragazzi, anche da parte mia, io sono Cosimo Bartoloni e vi seguirò in questa nuova sfida che tra poco annunceremo, però diamo il benvenuto allo sfidante di Giuseppe di questa sera. Ciao Fabio. Ciao, 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 ciao Fabio. Come ciao. stai? Bene, bene, molto. Emozionato? Eh, un bel po'. Eh, ci sta, ci sta. <ride> Intanto, scusa, sono uh, curioso dal tatuaggio, vedo un tatuaggio a tema calcistico, sì, esatto. fai il portiere. Lascialo sì, vedere, sì. Eh? Sì, anche portiere. in telecamera così ah, vedo no. anche gli amici a casa, la, la ok. Okay. Sì, Sei proprio un portiere, quindi sì. Beh, sì, sì, beh, sì, sì, sì. ruolo nobile che Vabbè, ce ne parliamo più tardi. Okay. Allora, allora <ride> sì. avviciniamoci senza correre troppo, ma senza neanche andare troppo lenti. Eh. Mi raccomando, <ride> certo, a questa sfida passare un po' di attualità, perché comunque veniamo dai primi due giorni di Champions League. Cosa ci hanno dato? Partendo chiaramente dal, dal nostro calcio, dalle nostre squadre, queste prime partite. Beh, il fatto è che intanto la serata di oggi poteva andare molto peggio come risultati. Portiamo a casa quattro punti in trasferta tra Inter e Napoli. E sinceramente a dieci minuti alla fine la situazione sembrava, dopo il pareggio del Braga, sembrava un po' pericolosa. Invece, invece l'Inter l'ha rimessa in piedi e il Napoli l'ha portato a casa soffrendo molto contro una squadra sinceramente inferiore è un inizio lento, difficile per, per l'Italia ieri due partite buone, secondo me, dei Milan e Lazio oggi due partite un po' meno buone, secondo me specialmente quella dell'Inter che insomma fino a 10 15 minuti alla fine ha creato davvero pochissimo ed è stata salvata dall'unico guizzo del suo giocatore più forte ma anche dal fatto che poi sono entrati i titolari sono entrati Thuram, Frattesi che non è un titolare ma di fatto è you <laughs> È un giocatore di fatto il dodicesimo di questa squadra. Sono entrati un po' bene tutti, molto meno bene alcune riserve, a cominciare da Slani. Per continuare anche un po' con Arnaut che sono stati secondo me i due peggiori. E fa riflettere: e vedere che l'Inter, anche dopo 3-4 giorni dal derby più bello degli ultimi anni, ha avuto un contraccolpo anche un po' psicologico. Il gol che prende dopo 5 minuti, secondo me, è proprio figlio di una mollezza, che è la stessa che aveva il Milan all'inizio del derby. L'azione è simile: quarto minuto e palla persa per un, controllo, un contrasto troppo leggero e c'è il gol della Real Sociedad poi una corrida al contrario in cui vince il toro cioè Lautaro Martinez che alla fine ha avuto l'ultima parola pareggio molto buono anche alla luce del fatto che il Benfica ha perso in casa col Salisburgo il girone è assolutamente alla portata evidentemente l'Inter credo abbia tutti i mezzi per vincerlo e diciamo questo passo falso è stato rimediato anche dalla, dalla qualità della rosa dell'Inter di cui abbiamo parlato tante volte e ancora una volta la, la ripetiamo il Napoli, eh, il Napoli. Napoli. parliamo. Allora intanto scusami eh, Giuse, vai, vai, prima vai, di passare al Napoli, io lo ricordo agli amici a casa, c'è sfida pastore, ci stiamo scaldando, parlando giustamente di quello che abbiamo visto sia ieri che oggi. Abbiamo parlato dell'Inter in apertura, adesso Giuse sta approcciando il discorso sul Napoli. Il Napoli, beh, eh, chiaramente porta a casa tre punti importanti, anche perché il girone del Napoli è difficile, lo ha dimostrato con il pomeriggio l'Union Berlino che ha tenuto lo 0-0 per 90 minuti, poi il Real quando si supera il novantesimo diventa una squadra di una dimensione diversa dall'umano, però non ha giocato bene, ci ha avuto tante occasioni, in una partita contro un avversario decisamente modesto, soprattutto in difesa, che poi di fatto si è, si è fatto autogol in maniera clamorosa alla fine, e comunque il Braga è andato vicino anche al 2-2, cioè il Napoli non solo non ha difeso bene l'1-0 nel finale, ma non ha difeso bene neanche il 2-1. E questo fa capire che qualcosa dietro sia molto, molto pericolante, uh, per una volta diciamo, il Napoli può dire anche di essere stato un po' fortunato stasera, però secondo me i, 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 i dubbi rimangono e domenica è una partita secondo me molto difficile a Bologna che è proprio uno dei banchi di prova tipici del calcio italiano cioè vai a giocare la partita in trasferta a campo di squadra media dopo una gara difficile in Champions e quindi ricordate che l'Inter quanti punti ha perso l'anno scorso le mele me, grandi questa è una partita che una squadra in condizione atletica non scintillante e penso a Kvarazkelia, ad Anguissà, a, a, a Lubotka tanti giocatori che non stanno rendendo bene e diventa un crocevia importante anche alla luce del fatto che se le altre prime dovessero vincere ancora, beh, insomma, il Napoli i punti di stacco anche alla quinta giornata diventano già tanti. Chiaramente, però, i, punti, i tre punti sono importanti anche perché il Napoli deve fare sei punti col Braga per avere. Per passare il turno in maniera, diciamo, tranquilla, vediamo, vediamo. La prossima, qualche perplessità rimane. Vediamo allora, avviciniamoci all'inizio di questa sfida. Pastore, io voglio coinvolgere Fabio, che è lo sfidante di stasera, perché abbiamo parlato delle partite di oggi. Ma ieri, eh, ieri ci sono state le altre due. Abbiamo no, visto la Lazio che ha pareggiato contro Atletico Madrid, gol clamoroso di Provedella al 95%. Esatto, da portiere eh, cioè, eh, che, che emozione hai provato eh, del portiere? Allora, mh, in generale vedere un portiere che fa gol cioè, succede... Pochissime volte, eh quindi, già vedendo la situazione di cui lui ti dice: Tu hai mai fatto gol da portiere? Eh sì, ma ancora quando ero piccolino, ma uscendo ragazzo. dai pali andando a saltare. Io su rinvio ho fatto gol, ah, campi, campi, allora, campi proprio quelli piccolini, okay, piccolini, okay, piccolini. però dal rinvio sono riuscito a scavalcare l'altro portiere a fare gol. Bellissimo. e Vedere un portiere che comunque. Già nel girone di la prima partita del girone di Champions, decide di uscire, partire e fare gol, cioè, non penso sia mai successo in un girone di Champions, sì, sì. penso forse l'ultima giornata. L'ultima giornata, no, io infatti sì. pensavo, perché ah, sta, perché va eh, ad attaccare, esatto. rischia di prendere il 2-0, differenza reti, non si sa mai, Tra invece. è successo anche con Amelia, forse in, in, eh, Cop in Coppa Italia, esatto. ancora di Coppa UEFA, addirittura. Esatto. Ma Sì, no, no, vuoi finire? No, no, no. No, no perché il grande protagonista della serata di ieri Ma io, Fabio, ti volevo un po' imboccare mm -hmm. no? Parliamo del Milan ah. Parliamo del Milan Parliamo della, eh. della partita di ieri Intanto, vai, poi ci avviciniamo A questo sfida pastore eh. Ragazzi Tu vabbè, Milan, vabbè. Mi impara Cosa? di capire che sia sul Milan <ride> Vabbè, io volevo parlare della partita di ieri <ride> Vabbè, no, parliamo di Milan in casa <ride> Sì, eh, vabbè, partita di ieri Di sicuro c'è stato un netto miglioramento Anche a livello mh, Diciamo di. Come posso dire, di, di carattere comunque mm. rispetto al derby, perché comunque prendere gol, cioè arrivare al derby e essere sotto 2-0, poi riuscire a quasi arrivarci al pareggio, poi prendere tre gol come sono stati presi. Cioè, vedi proprio la, la non voglia. Nel 4, sul 4 e sul 5-1 vedi proprio la, la non voglia, soprattutto il buco che era rimasto tra i tre davanti e tutto il resto dietro. Poi, vabbè, un po' di sfortuna, un po' sottoporta al cinismo, noi non l'abbiamo perché noi non esiste, non ci piacciono le partite <ride> facili, evidentemente. E poi ti complichi da solo, rischi di andare a perdere la partita all'ultimo minuto con un paratone di sportiello perché c'era certo. una gran parata. A freddo, tra l'altro, perché è entrato così senza riscaldamento perché ne aveva avuto ancora. Uh -huh. Va a proposito di portieri, caro Fabio, sì? tanti amici a casa sottolineano proprio la tua somiglianza con Provedella, Osti. visto che ne abbiamo parlato prima, veramente no, sì, però. sì, sì. allora, caro Fabio, molto sì? bene. Adesso abbiamo fatto un uh, preambolino, ci siamo arrivati anche in maniera che sembrava quasi naturale al yeah. Milan. Certo. Allora, caro Fabio, intanto un minuto per uh, presentarti mm -hmm. e presentare il tema con cui. Oggi hai scelto di sfidare Giuseppe. Ok, vabbè. Allora, come avete capito, ormai mi chiamo Fabio, ho 27 anni. Lavoro, vabbè, in un supermercato. Non stiamo qua a sindacare su quello. No. E niente, vivo a Bergamo, non è niente di che. E come tema, e, ah, visto che era una cosa che aspettava, qualcuno aspettava da un po', ha deciso di portare il Milan Di Ancelotti il Milan di Ancelotti. Allora, innanzitutto penso che sia intanto. peso sia l'argomento più ampio mai portato eh, nella storia eh, eh, quello, otto stagioni. No. Otto quindi stagioni, quindi insomma, parliamo insatto. di una. Di un periodo, quindi insomma, evidentemente è più difficile eh, rispetto a un mondiale, un mondiale o a una stagione cioè, secca. Che una stagione no? secca sì. E quindi, quindi eh, beh, diciamo beh che è un po' più ampio. Ci siamo 12 qualcosa, ore a fare domande. Qui. <ride> ragazzi, eh, ma quanto avete aspettato, ragazzi? È uno a dei più casa? richiesti. Beh, eh, aspettavamo a gloria un ragazzo che ci portasse il Milan a cercare. È Giuseppe il secondo episodio sul sì. Milan, dopo quello di Pioli. Esatto. Che, mh, Ricordo fu nella prima stagione. Sì, sì esattamente. Però qui siamo anche insomma, su squadra, una squadra una eh. grandissima squadra, solo <ride> a livello italiano. Allora, e quindi... guarda, io ne approfitto per rispondere a Antonio che dice: Andonio. Ma come selezionano gli sfidanti? Io lo ricordo, come sempre: inizio puntata, ma poi lo farò anche. Spero durante... che non sia polemica la domanda. Cosa? Cioè, no, non carità, ma come no, selezionano no. gli sfidanti? No, no, assolutamente. No. no, come si fa, ragazzi? Semplicemente dovete mandare se volete sfidare Giuseppe su un argomento a vostra scelta, che Giuseppe scopre, solo in diretta. Mandate una mail a info.chocciolacronachedispogliatoio.it presentandovi e presentando il tema con cui volete venire qua a sfidare posso Giuseppe. Fare una, certo. Posso fare una. Posso fare un preambolo anche per Fabio? Cioè io sto scrivendo un libro sul Milan di Ancelotti, eh, la uscirà l'anno prossimo. Ciao, ti, ringrazio, <ride> ti ringrazio anche per rinfrescarmi un po', però. Cioè, mamma mia non voglio metterti pressione no, ma penso sia l'argomento come va bene però che bello ragazzi no, oh, me la metto da solo la pressione cioè <ride> eh, devo, certo, devo essere dici, devo... estremamente va bene però lo ricordo perché comunque vedi settimana dopo settimana c'è sempre qualcuno che chiede come funziona come si fa a venire mm. qua a fidare Giuseppe io lo ricordo Giuseppe l'ha scoperto adesso del Cielotti, quindi ok sta scrivendo un libro ma vediamo come riuscirà ma poi sì, sono domande diaboliche, quindi probabilmente eh, infatti, infatti, ricordiamo che Fabio viene qua preparato, Giuseppe no, è diciamo una memoria vivente. Fa sempre un grande show sia che vinca che perda, però vediamo oggi cosa riesce a fare in questa attesissima sfida sul Milan di Ancelotti, ragazzi, se siete pronti, io manderei la prima sigla delle domande secche. Pronti? Pronti. E pronti. andiamo. Dai. Eccoci qua, allora si parte ragazzi, il Milan di Ancelotti. Quindi prima mancia le domande secche, ci sono 5 punti in palio. Prova delle pul dei pulsanti ragazzi. Funziona. Funziona tutto. Funziona. Perché qua dobbiamo essere bravi, dovrete essere bravi anche a essere veloci. Io inizierò a uh, dire per tutti le domande. Se vi prenotate prima che io termino la domanda dovete provare a rispondere immaginandovi il resto della domanda. Quindi a vostro rischio pericolo. Ci siamo? Ci siamo. Vai, vai. Allora siamo pronti e si parte con la prima domanda. Quale fu il risultato della prima partita di Ancelotti? Oh, bruciato. Qua mi fermo perché si è prenotato Fabio. Allora mh, dovrebbe essere Milan Piacenza 0-0 a San Siro. Vediamo. Attenzione, esatto. Allora intanto completo. La domanda, però, non fu la prima in assoluto. Bravo, eh. bravo, Giuseppe. Però, vedi, io l'avevo specificato. Eh, io speravo che avesse, infatti, sbagliato. No, però no, no. E e rischio era quello, il rischio era proprio <ride> quello. Allora, intanto, fatemi aggiornare il punteggio. Bravissimo, Fabio. Ti porti subito a quota 1. Allora, infatti, mm. qua l'ho detto subito. Cioè, bisogna essere bravi, però, a vostro rischio e pericolo, prenotarvi prima. Perché, qua, uno poteva dire, io l'ho fermato ad Ancelotti, senza specificare il campionato. Giuseppe, giustamente, ha detto. Ancelotti è esordito in Coppa Italia contro il Perugia. Risultato 3-0. Esattamente, esattamente. Mm. bravo Fabio. 1-0 per te. Ah, faccio vedere anche la risposta. Eccola qua in grafica. Milan-Piacenza 0-0. 1-0 per Fabio. Allora, andiamo subito alla seconda domanda. Allora, nella prima stagione di Ancelotti al Milan, ossia 2001-2002, il percorso dei rossoneri finisce in semifinale sia di Coppa Italia che di Coppa UEFA. Contro chi si prenota Giuseppe borussia Dortmund e Juventus? Vediamo. Corretto, eccolo qua Giuseppe che si sblocca e pareggia subito. Sì, ti ho proprio visto che stavi caricando <ride> il pollice, Mattio. anticipato. tutto sul sì, tempo, sì, molto, sì, bene, sì. molto bene, molto bene. 1 a 1, subito, un bellissimo botta a risposta e andiamo mm. alla terza domanda. Andiamo un po' anche in Champions League. Eh. Quale fu la frase gridata da Pellegatti al gol di e ah, mi fermo siamo in finale al gol di Thomas o nei Milan-Ajax ho visto che stavi caricando la T con <ride> le, le labbra quindi era... ah, bravissimo Giuseppe addirittura Ora, intanto, eh, ecco, proprio siamo cioè, in finale. bisogna rischiare, non eh? preso dei rischi. E qua bisogna, bisogna però. A cioè... parte, sì, esattamente, hai preso dei rischi, però in questo caso ti sì. è andata bene. Allora, mentre io aggiorno il punteggio, raccontiamola eh. questa storia. Cosa c'è di strano Vuoi raccontarla in tu, frase? Fabio? c'è di strano? Che Milan Ajax era il ritorno dei quarti di finale, quindi in quel momento a Pellegatti, tra l'altro, l'hai raccontato anche tu, se non sbaglio. Giustamente, esatto. e uh, lui aveva urlato siamo in finale perché era già convinto che passato il derby, i due derby... Perché si, capì, e, si sapeva già l'abbinamento in semifinale, sì. quindi c'era... Diciamo che era una, un periodo in cui l'equilibrio tra le due squadre era un po' diverso da quello attuale. Sì, da Milano, molto diverso quindi... anche. Secondo voi, <ride> esatto. secondo voi quindi era voluta questa sì, provocazione? Sì, sì, sì. Legati ah, lo ha sempre dichiarato. riconoscendolo conoscendolo. Sì, sì, rischio, eh. Eh. Eh, beh. Grande rischio, è sempre stato molto. Molto, molto bene <ride> 2-1 esatto. per Giuseppe Pastore, che sale mm. in vantaggio momentaneamente. Andiamo alla prossima domanda. Catania Milan, 13 maggio 2007. Maldini raggiunge un primato storico quale? Attenzione. Si prenota Giuseppe con un attimo eh, di esitazione. Non, non, non ne sono sicuro, però ti direi: il record di presenza in Serie A? Massimo gi giocatore con più partite in Serie A? Eh. eh. <ride> eh tutte col Milan, ovviamente. Cioè, non è... Eh. <ride> mm. Ah, oh, ho, ho, ho dato la risposta. Non. Uh... Non allora sarebbe, idea, sarebbe corretto allora, Giocatore col maggior numero di partite in Serie A virgola, Tutte col Milan Allora la risposta è esatta Perché comunque il primo calciatore a raggiungere le 600 presenze in Serie A Di fatto Beh. Di fatto lo è No? Non sono io che devo la Chiedere al notaio? devo rispondere No sì non lo so. Di fatto, c'era la risposta esatta dentro la risposta di Giuseppe. Ha detto il giocatore con più presenze in Serie A. No, non, non lo allora, so. Allora, eh. facciamo una cosa: sapete perché io congelo il punteggio? Perché comunque ora mi è venuto in mente lo era già prima. In realtà, qua. Eh è il raggiungimento delle 600 presenze quindi eh, fermiamo tutto se il primo lo era già il primo eh, esatto, esatto, no, esatto. vabbè in questo caso è bruciata la risposta eh sì restiamo così, restiamo così. è giusto è giusto non, non ne faccio una. allora va bene lasciamo così senza assegnare nessun punteggio a Giuseppe che diciamo mm. aveva risposto parzialmente però ripetiamo domanda precisa su quella partita Maldini era già il giocatore con più presenze in Serie A quindi non era completo va mm. bene andiamo avanti 2 a 1 chi realizzò, prossima domanda, siete pronti con... Eh, esatto, avete resettato tutto. Chi realizzò, attenzione, l'unico rigore del Milan in Boca Juniors Milan, finale di Coppa Intercontinentale 2003? Vabbè. Se Fabio? Il, eh, mi sembra Rui Costa, se non sbaglio. Vediamo se è Rui Costa. Bravissimo. Bravo, Fabio. io Serginho lo sbagliò. No, Serginho lo sbagliò. Serginio, sbagliò Piro, Costa, no, Sedor lo sbagliò. perché aveva... Calciato. Tipo... E... Lui costa. Non me Lumi lo ricordavo costa. assolutamente. Manno è costa l'unico esatto, eh, a rispondere però... correttamente. Va bene, due pari. Allora, attenzione: finita era l'ultima esatto, finita era <ride> bravo, bravo, bravo. Quindi 2 a 2 dopo la prima manche, totale parità, quindi, Fabio, bella partita, bella bella partita. partita. Oh, molto bene, bravo, bene. Fabio. Vediamo subito che ti sei preparato, Giuseppe. Giuseppe si sta difendendo benissimo. Allora tolgo i punteggi solo per un attimo perché siamo già arrivati alla seconda manche, quella dell'Indovina il Dettaglio. Mandiamo la sigla: 2 a 2. Lo ripetiamo dopo la prima manche di questo sfida pastore attesissimo sul Milan di Ancelotti. Finalmente abbiamo trovato un ragazzo come Fabio pieno di coraggio. Quanta gente si era candidata sul Milan Ancelotti in questi dieci mesi di... Quiz? Ma guarda, in realtà noi attendevamo proprio uno che si pre presentasse con eh. questo tema perché tanti Milan ci avevano proposto, certo. poi alcuni magari torneranno, non si certo. sanno, possiamo dire, alcuni abbiamo detto prima sono arrivati portando altri Milan, tipo quello di Pioli, e finalmente Fabio ha detto io voglio portare il Milan Ancelotti, poi magari in tanti ci avevano pensato, poi si erano trattenuti perché hanno detto sfidare Giuseppe sul Milan Ancelotti può essere... Beh, grande... Però, no, bravo prova Fabio, perché di, comunque... stima sicuramente. Sì, sì. Esatto, ah, molto beh. bravo, molto bravo anche perché sta iniziando subito a fare un'ottima figura 2-2. a due Dopo la prima Mash andiamo con la seconda e indovina il dettaglio, ci sono delle foto, quindi qua anche una questione visiva, faremo vedere delle foto e Giuseppe o Fabio dovranno rispondere alle domande. Allora, se ci siete, ragazzi, vi mando la prima vai. foto. Vai, vai. Vai. Attenzione, che gol è questo? Eh. <ride> Qua eh. si prenota Giuseppe, allora io vi dico solo una cosa: è facile capire che gol è, che gol eh. è questo, ma che gol è questo a livello più globale? Diciamo così, ah. okay. l'ultimo gol di Paolo Maldini in Champions League, essendo il gol in finale di Istanbul 2005 Milan-Liverpool. È allora, non è sapere. questo che vogliamo sapere. Ci può provare ah, Fabio? È il gol più veloce che è stato realizzato in una finale di Champions League. Esattamente questo volevamo sapere: il gol più veloce della storia delle finali di Champions League. 51 secondi. secondi. Bravissimo, Fabio. Che quindi torna. In vantaggio le 3 lacrime, a 2 e la per quella finale. Mamma mia. E eh, vabbè. Eh, vabbè, allora attenzione perché si scalda la temperatura di questo sfida pastore speciale, ma senza nulla togliere agli altri. Eh, però l'abbiamo capito perché <ride> è speciale questo sfida pastore sul Milan di Ancelotti. Occhio a questa. ah ti va? Fabio si è pronto. Allora, è la parata di Abbiati su Callon nel derby di ritorno 1-1. E l'uomo in scivolata, se non sbaglio, dovrebbe essere Calazze. Vediamo: sì, non è che gol, ma che giocatore, bravo! Eh. È esattamente Cacaber Calazze. Quindi... 4-2. Mamma mia, anche quello. <ride> Fabio allunga, gen e gen andiamo gen. subito al terzo dettaglio. Questo, vediamo se Giuseppe risponde. Il numero prese Shevchenko quando tornò al Milan. Sei prenotato? Io Giuseppe 76 Sì, 76, 76 Esatto Avevi un attimo di situazione Era eh, 79. 79 79 No, 76, no, 79. Eh, esatto <ride> accorcia le distanze alla nascita, eh, ovviamente esatto, sì. c'è diciamo. Ronaldinho che aveva preso l'80 esatto. per... una parentesi diciamo non la più felice diceva il No, Milan, <ride> <questo>. <ride> <Direi proprio ride> e magari è proprio quella che oh, giustamente ci si ricorda meno quindi abbiamo deciso di andare proprio lì mm. 3 a 4 Fabio resta davanti ma Giuseppe accorcia le distanze mancano ancora due dettagli vi faccio vedere il quarto Giuseppe si è prenotato Giuseppe Paloschi, Milan Siena 1-0 febbraio 2008. 18 secondi. Esatto, esatto. <ride> Paloschi, un altro momento... Eh, a modo <ride> suo, epico del Milan <ride> ah, Siena. è un record comunque... tuttora imbattibile, sì, esatto. secondo me. Ragazzo che entra all'esordio, segna a Siro dopo 18 sì. secondi. Cioè, certo. Poi, vabbè, lasciamo fare la carriera che eh, ha fatto no, al comunque. di sotto delle aspettative, perché ovviamente presentandosi così, cioè, eh, ci si aspetta molto esatto. di più, però a modo suo Paloschi è rimasto così impresso nei tifosi rossoneri. Quinto e ultimo dettaglio, siamo sul 4-4. a -4. Cos'è? Per il Milan di Ancelotti questa coppa si è prenotato Fabio. È l'unica coppa che non ha mai vinto il Milan di Ancelotti, la Coppa UEFA che adesso si chiama Europa League. Eh sì. Eh sì. L'unica coppa giocata e non vinta. Bravissimo. Giocata e non giocata vinta, vinta. Giusto, giusto. Bravissimo Fabio che chiude questa manche in vantaggio. 5 a 4, ragazzi, subito tesissima, no? Che dite di questi primi minuti? È molto bella, eh? sicuramente eh, molto sì. preparato e quindi, quindi ci stiamo divertendo. però vi esatto, sì. però... dicono i commenti, sono stiamo divertendo, eh? Sì, certo. Poi, come sempre, intanto salutiamo i nostri fedelissimi, ma anche coloro che ci stanno seguendo, eh, magari ci stanno scoprendo solo stasera. Sfida Pastore, tra l'altro solo uno dei tanti format che sono certo. partiti questa settimana nella nuova stagione di Cronache Live lunedì lo ricordo molto brevemente Fontana di Trevi forse lo conoscete già ieri c'è stata la prima puntata di Tacco Nasso con Stefano Borghi, Emanuele Corazzi e Walter Sabatini ogni mercoledì ci sarà Sfida Pastore e domani Giuseppe ci sei ancora tu? ebbene sì con Fabrizio Biasini e Nando Siani Lascia Raddoppia ecco. che è un titolo che va, va capito e anche visto graficamente però ci vediamo domani sera allora, 5 a 4 per Fabio dopo le prime due manche. Adesso è arrivato il momento in cui Giuseppe. Di solito. Di solito, sempre, Ma di solito, no. Colpo. dà il meglio di sé. Sì. Mandiamo la sigla dell'identikit. Allora, procediamo spediti verso il cuore di questa sfida. Di questo sfida pastore sul Milan di Ancelotti. Come sempre, quando arriviamo a questo momento facciamo partire chi si trova in svantaggio. In questo caso c'è Giuseppe Pastore che avrà un, uh, un personaggio legato al Milan di Ancelotti, diciamo oscurato dai pixel, dovrà provare ad indovinarlo. Ci sono state delle volte in cui lo ha fatto dopo tipo tre secondi senza l'ausilio di nessuno dei cinque indizi di cui sia Giuseppe e poi Fabio potranno avere a disposizione. Altre volte in cui c'è stato proprio il voto totale. E non è facile. No. Allora, 4 a 5 lo ricordo, sta a Giuseppe Pastore che deve indovinare chi è questo personaggio qui. Ovviamente qua entra in scena, eventualmente lo deve chiamare Giuseppe, il famoso timerino. Vediamo se ha già un'idea. Allora, è un calciatore del Milan, a giudicare dalla maglia, impegnato in un, sembra un'acrobazia, acrobazia, un, un, un intervento difensivo, sembra anche un giocatore biondo. A me non vedo il, 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 il pixel dei capelli, un po' sul marroncino mm. chiaro. Mm. Quindi mm. potrebbe essere un giocatore del nord Europa, dell'Europa mm. centrale, uh, Vogel, tanto è gratis. Eh, no amici ragazzi, miei, amici miei no, miei, ti no. Ti ho fatto tutto il no, l'ho tirata. Come no, no, hai notato, non l'ho tirata a caso. Vedete com'è? Eh? Allora, cioè, in chat dicevano cioè, Thomason eh. Utlar. Vediamo. Allora, altri commenti. No, Thomas non. Kiko Mori dice: Ma come ha fatto? Invece eh, cioè, lo, fa sì. lo <ride> prende <ride> alla <ride> prima. Io non avevo allora, detto. Gli, gli inizi erano incomprensibili. Che vuol dire 94 le e 22 presenze in nazionale? No, eh, vedi. Allora, 22 presenze in rosso e nero. 94 in nazionale, per eh, perché quando Eh, perché Johan Vogel fu uh... Valencia, no? Al allora. Betis, Al Betis dopo... Siviglia, <ride> ignorava completamente questo risvolto. La sua carriera: l'anno dopo la stagione 2006-2007. Eh, Ma roba di Riccardo Oliveira forse sì, però mi sa che c'entra. No, sì, arriva Cooper sì. nella stagione 2007-2008 e gli dice proprio: lo invita a non presentarsi agli allenamenti. Una questione <ride> che finisce per vie legali faccia, no, 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 no <ride> per vie legali. Okay. Allora, Giuseppe Pastore lo ha preso eh, la prima. Video. Video. <ride> Quindi si porta a casa 5 punti da 4, <ride> sale okay. a 9. Ragazzi, Ehi, ho fatto tutto il ragionamento. Uh -huh. eh, non ho tirato, avete no, notato il no, eh, centro di Nord Europa, eh, in roba centrale. Quindi. È oh, pazzesco, è pazzesco. 9 a 5, così, di botto. Giuseppe Beh. prende il largo, ma attenzione perché adesso c'è il personaggio che Fabio può indovinare e gli può far portare a casa altri 5 punti e tornare in vantaggio momentaneamente. Fabio, quando ci sei, ti mando il personaggio che devi indovinare. Ok, vai. Eccoci qua. Allora, Fabio. Ehm... Tu pensai, se vuoi, tu hai 60 secondi a disposizione, quindi, se vuoi, io ti mando il timer. Eh? Così ci puoi pensare. Eccolo qua. ovviamente. Allora, Fabio, prenditi tutto il tuo tempo. Per spiegare anche a chi eh, ci segue a casa e magari non è ancora a conoscenza completa del regolamento. 5 indizi. Quindi Fabio ha 5 tentativi. Se non eh, li sfrutta questi 5 tentativi poi la palla eventualmente può passare a Giuseppe che avrebbe quindi un altro punto eventuale in palio da portare a casa e quindi andare a 10 ma attenzione aspettiamo Fabio perché ci ha fatto vedere come si è preparato sul Milan di Ancelotti Io il tema direi vai eccoci ce l'ha Fernando Redondo vediamo se è Redondo mm non è redondo e quindi sblocchi il primo indizio due promozioni dalla B alla A e dunque tu puoi usufruire di nuovo del timer. Giuseppe Pastore ha indovinato no. il suo personaggio, ma questo no. Johan Vogel, no, anche lui non ha neanche lui in questo momento ha chiaro chi sia, invece il giocatore, vabbè, ah questo è evidente, che si nasconde dietro ai pixel Due promozioni dalla B alla A, quello che è sicuro, chiaramente quindi l'altro indizio sottinteso, vabbè banale, è che faceva parte del Milan di Ancelotti. Vi leggiamo eh, anche in chat, come sempre, molto attivi, partecipate anche voi dalla chat, magari un giorno potete farlo qua nei nostri studi, se vi candidate, info, chioscio, la cronaca di spogliatoio, venite qua a sfidare un Giuseppe con un argomento a vostra scelta. Ancora 15 secondi di tempo... Caro Fabio, non avere fretta, sono tutti a tua disposizione. Dico Samuele Dalla Bona, ma non credo sia Dalla Bona. Cioè non... Vediamo, non avrebbe sì. e invece sì, bravissimo, Fabio! Bravissimo Fabio! Sem dalla Bona Che qua vediamo se a proposito di dettagli da indovinare. Qualcuno lo vede Real Madrid eh, Era in campo Nella partita contro il Real Madrid, 1, Madrid. 3 a 1 Al Bernabéu Avevo intuito Che potesse essere la maglia Del 2003 Perché è molto Sì scura. la maglia Perché poi ha lo stemma piccolino E i tempi, Tipo l'anno dopo Però non mi sarebbe mai venuto in mente Anche non mm -hmm. ricordo Quali siano le promozioni Con il Napoli Non è stato promosso In serie A Napoli e -Atalanta. Atalanta Una sera con Napoli Atalanta, Atalanta Con cui ha addirittura vinto Il campionato stagionale 10 11 Pensate. Poi una stagione in Grecia, 9 gol in Serie A, 68 partite con Ranieri, certo. che si lega anche all'ultimo indizio: 73 presenze Quindi con il Chelsea, Chelsea, che è la squadra la che lo ha lanciato uh, nel mondo dei grandi. Allora lo vedete, si gonfiano i punteggi Beh, grande gara questa. grande gara vabbè non poteva essere il doppio 5 all'identikit eh. non so se c'è mai stato eh forse no forse no e questo no, dimostra no. vabbè su Giuseppe non diciamo più niente però la grandissima preparazione di Fabio che per <ride> avere un coraggio così grande di venire di qua <ride> e sfidare Giuseppe sul, sul mini di eh, Ancelotti sì. eh, ha portato con sé grande preparazione 10 a 9 sempre per Fabio che chiude anche la terza manche in vantaggio vediamo cosa succede alla quarta, ma andiamo intanto la sigla. Adesso c'è da indovinare la formazione, il momento dell'indovina la formazione. Qua ci sono quattro punti in palio. Allora, Giuseppe lo ha detto in apertura, sul Milan di Ancelotti è l'argomento più vasto probabilmente eh, sì, di tutti gli sfida sfidapastori. Sì. Quindi ci sono otto anni di formazioni <ride> da eh, provare a indovinare. Eh. Qua chiaramente sta la difficoltà e vediamo allora come se la caveranno sia Giuseppe che Fabio. Come eh, nel caso dell'Identikit, anche qui partiamo da Giuseppe perché... A punteggio inferiore 10 a 9, Fabio. Per adesso è davanti, Giuseppe. Quando ci sei, vai. Mandiamo la formazione, eccola qua. Deportivo la Colonia Milan 04. 24 settembre del 2002, gironi di Champions. Beh, una grandissima partita. Timer. Forse la, la, la prima grande partita europea del Milan, Sicuramente, anzi, allora sono abbastanza certo di, 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 di due almeno che sono. 1, 2, 3 sul quarto sul quarto ti direi beh anche quello lì sinceramente ma uh, tanto mi sono c'è ancora tempo Giuseppe Sì, fammi pensare un esatto. attimo Tre sono, sono sicuramente quelli mi, giustamente fanno segnalare che non abbiamo specificato la squadra greca dove ha giocato Sam Dallabona è eh? l'Iraclis eh, squadra greca che avevamo messo negli indizi allora dico. Uh, Rivaldo, ah, ci prova Rivaldo wow. Sedorf Gattuso E padre di un ragazzo Che ha segnato stasera in Champions League Dario Simic Mamma pum, 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 pum. mia 4 su 4 Anche è qua già, mi già, sa già, che era un bel po' che non succedeva. Io non l'ho mai fatto 4 su 4 <ride> Mamma mia dal Allora devo 13. dire che Devo dire che forse quello più difficile potrebbe essere Simic sì, gli altri Cessedro cioè fa gol il esatto, primo sì. gol Gattuso, Gattuso Rivaldo mi è venuto il... Il in mettere per la fine cioè Rivaldo mamma mia mamma mia mamma mia e tra <ride> l'altro questa studiando il Milan di Ancelotti vabbè comunque lo abbiamo nella memoria però ovviamente anche noi dobbiamo studiare i, eh, gli argomenti che scelgono <ride> i nostri amici a casa ci siamo abbiamo scoperto che questa formazione che vedete qua è stata la prima ad albero di Natale, albero di Natale. Certo, esatto. certamente. Ad Albero di Natale, nella sua biografia, una delle due, adesso non ricordo quale, Lancelotti spiega che, per, avendo studiato il deportivo La Corugna, aveva capito che con questo metodo avrebbe potuto fermare i centrocampisti spagnoli che erano comunque eh, famosi per far girare bene la palla e quindi potevano creare molte azioni pericolose. In questo modo, con questa formazione qui. Uh, Ancelotti fece scendere in campo per la prima volta il Milan uh, con il uh, modulo che poi sarebbe diventato famoso ad Alboli di Natale Direi sì. che i suoi frutti s li ha portati Si noti anche che nei tre mediani c'erano due, due tre quartisti fino all'anno prima Cioè <ride> esatto. Sandro Fepirlo, quindi una squadra sbilancia apparentemente sbilanciatissima in poi In realtà puntava sulla grande intelligenza tattica dei, dei suoi interpreti Beh, 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 allora in otto anni diciamo che qua Giuseppe ha fatto un gran bel lungo. Bene, suo. posso dire che non era esserci. difficilissima, una partita però... molto importante questa, però... Beh, diciamo sì. che su otto anni già... Certo. Sì. E eh, poi ci sono sempre i trabocchetti. Eh, eh. Certo. Attenzione. Certo. Vediamo cosa fa Fabio adesso. Eccolo là. Giuseppe sale <ride> sì. a 13, Fabio resta fermo a 10, ma adesso alla... gira sì, verso sua. 30, e eh. qui qualcuno fa 30. Attenzione. Eh. Ah, e cosa succede che chi arriva a 30, ah, visto che sì. magari tanti <ride> a casa non lo sanno, chi lo sa? Anzi, non lo diciamo. Manteniamo la suspense. Fabio, c'è la formazione per te okay. adesso, sei pronto? Sì. Eccola. Allora, uh, 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 uh. allora. E ti mandiamo mm, il, il tuo timer. Tanto parliamo di Torino Milan 03, ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2002-2003. Allora io lo ricordo ancora una volta mentre la lasciamo... Il tempo a Fabio di pensare a come rispondere ai quattro punti che Giuseppe Pastore ha portato a casa, visto che continuate a chiederlo: come si fa a partecipare a Sfida Pastore? Andate una mail a info: chiocciola, vi presentate e presentate l'argomento con cui desiderereste sfidare Giuseppe. Da lì partono le selezioni. Questa è la quinta puntata della nuova stagione. Fabio ha avuto il coraggio di portare il Milan di Ancelotti. Ancora 20 secondi per Fabio. E poi direi i suoi nomi. Allora, nel caso di Giuseppe non c'è stato bisogno. In caso di risposta parziale io assegno solo il punteggio, perché certo. Giuseppe può completare poi la risposta di Fabio. Ancora pochi secondi. Allora, ti dico eh, Rock e Junior, Costa Curta, Ambrosini e Enrico eh, Rivaldo, ma penso che Rivaldo non c'entri poco lì in mezzo. Allora, caro Fabio, uh. ripetili. Allora, eh, Costa Curta, Roque Junior, Ambrosini e Rivaldo. Un solo punto si mm. porta a casa Fabio, che quindi da 10 sale a 11. Non sveliamo la formazione, non sveliamo il nome del giocatore che Fabio ha indovinato. Vediamo cosa fa Giuseppe. Che chiaramente non ha un po' usufruito Ma lui. Di ne dico superiore. altri 4. Vai, vediamo e dico mm, Nesta. Maldini, Brocchi e Serginio Allora, eh, scusate un attimo. Fabio ha detto, ripeti, scusami La allora, Costa Curta, Rocchi Junior Giugno, Lamborghini e Rivaldo Allora, invece Giuseppe? Nesta, Maldini, Brocchi e Serginio Allora, Giuseppe invece ne fa due Adesso <ride> vediamo e spieghiamo tutto Intanto Giuseppe sale da 13 a 15 e va a un momentaneo più 4 perché? Allora, Costa Curta lo ha preso Fabio Maldini redondo, lo, redondo, lo, lo ha preso no, Giuseppe no, Passore, no. Redondo centrocampo non l'ha preso nessuno ma Serginio redondo. Giuseppe redondo. lo aveva preso Serginio eh. che giocava a trequartista tre in diverse sì. volte col Bayern prima di ritrovarsi tre. a fare il terzino esatto. Esatto. e redondo. qui si accende la sfida ragazzi, 15 a 11 mm. dopo la manche delle formazioni, attenzione perché adesso si entra in quel momento di sfida pastore. In cui c'è una caterva di punti da assegnare, eh sì. si parte con i calci di rigore. Sigla: allora rimettiamo i punteggi perché ragazzi, siamo. Stiamo vivendo una sfida accesissima, 15 a 11, prima dei calci di rigore e prima del VIN 20 Giustamente Giuseppe ha detto qua si va sul 30, si può andare potenzialmente sul 30. Punteggi altissimi, non poteva che non essere così sul Milan di Ancelotti. Allora, calci di rigore, cosa vuol dire? Dobbiamo stilare una classifica dalla 1, dalla posizione numero 1 alla posizione numero 10. Adesso... Vi dico cosa chiediamo. Calci di rigore parte Fabio perché ha il punteggio più basso e attenzione perché qua potenzialmente Fabio ha un vantaggio nello svantaggio perché partendo sui calci di rigore può anche portarne 10 di punti a casa certo. se ne fa tutti e 10 d'accordo? Allora cosa chiediamo oggi? Chiediamo i 10 giocatori più utilizzati da Ancelotti al Milan ma solo in Serie A, quindi okay. escluse Champions League, esclusa Coppa Italia, esclusa Supercoppa italiana, esclusa Supercoppa europea, e Coppa inter. Nei inter suoi sette Su anni e mezzo, sì. diciamo esatto. Allora, posizione dalla 1 alla 10, Fabio calma perché comunque hai il timer. Quindi. quindi te lo faccio mandare immediatamente. Quindi dobbiamo partire dalla posizione numero 1, che di solito è. Non è facile, non sempre non è facile. Però diciamo che sì. tendenzialmente i calci di rigore, man mano che si scende, man mano che aumenta la difficoltà, e qua ragazzi ne vedremo delle belle. Difficile, difficile, è giusto? Il tempo anche di ragionare. Difficile, sì. difficile ragionare. No, non penso Pirlo, vediamo. Yeah. Bravissimo, bravissimo, Fabio. C'è esattamente Andrea Pirlo al primo posto di questa classifica. Quindi, primo punto dei calci di rigore, vatte. Sali a 12, meno 3 da Giuseppe. E hai ancora un'altra carta. Almeno una. Vediamo se indovini anche chi c'è al secondo posto. Io rimando indietro il timer. Quindi puoi usufruire di ulteriori 60 secondi per pensarci. Pirlo è il giocatore più utilizzato da Anciotti al Milan in Serie A con 231 presenze. Bravo Fabio, meno 3. Ragazzi, sfida pazzesca. Non poteva che essere così. Questa è la parte in cui si entra chiaramente sul lato... Della memoria, ma anche del ragionamento. Già, gattuso. Vediamo. Mm, detto non c'è anche... gattuso. Avrei detto anche io gattuso. Quindi. Allora 231 partite vuol dire che 7 anni e mezzo sono. Mm. 3... Oddio, Dio, fa, mi ricordo. 100. 300 partite. Facciamo circa 300 partite. Paolo Maldini. Vediamo. No. Non c'è neanche Maldini al bensì, secondo posto, bensì Clarence Edorf, 223 presenze. Quindi nessun punteggio assegnato Già. per la seconda posizione di questa classifica. Cosa succede? Si riparte da Fabio, che per il terzo posto può usufruire ancora una volta del timer di 60 secondi. Quindi... Dopo Pirlo, 231 presenze, dopo Sedorf, 223, adesso chiediamo chi è il terzo giocatore più utilizzato dal Milan di Ancelotti solo in Serie A. Quindi magari uno può anche pensare a, visto che il Milan di Ancelotti è arrivato molto spesso in fondo alle competizioni europee, anche ad eventuali turnover, cambi, questo magari non per forza subito, magari dopo. Io riprovo tanto, prima o poi dovrà uscire Gattuso. Vediamo. Corretto, corretto. Bravissimo, bravissimo Fabio. Gattuso non era al secondo posto, ma era al terzo per sole due partite. 221 sono quelle di Gattuso. Allora aggiorniamo subito il punteggio perché Fabio si rifà sotto da 12 sale a 13, e quindi meno 2, che può diventare meno 1 perché. La palla è ancora tra i suoi piedi. Fabio. Tu. Che calci di rigore. Di solito sei eri eh, diciamo abituato a pararli. Vediamo: tanto, due punti te li stai portando a casa. No. Quarto posto eh, in questa classifica e riparte, come sempre, il time quello, quell'altro, quell'altro, ancora. 15 a 13. Siamo in quella che può essere la penultima. Mancio, ma non è detto che ci sono ancora degli scenari che si possono aprire. sono? cosa c'è oltre l'ultimo? Oh, c'è calcio di rigore, c'è di d poi di Lo spareggio dici, eh, Se siamo ah, in parità, giusto. cosa succede? Non si sa, lo vedremo, giusto, lo scopriremo giusto. nel caso. E poi, in base al punteggio, magari si sblocca anche una domanda in più. Mm. Vediamo, vediamo. Non spoileriamo niente. Non spoileriamo niente mentre Fabio ha ancora 15 secondi abbondanti per pensare a chi è il quarto giocatore che Ancelotti ha utilizzato di più in Serie A nella sua, nel suo grande lungo ciclo vincente ciclo al Milan di Ancelotti Maldini? No non è Maldini Giuse buttati perché non puoi soffrire ah, di no, altro tempo, tempo. Esatto. Eh, accidenti e allora eh... eh, Ida Dida? Sì, Dida, ma non è Dida Non è Dida Al quarto posto C'è lui Ricchi 193 eh, mia, presenze Quindi... tra il terzo e il quarto eh, sì, 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 sì. Pirlo Sedorf Gattuso Cacà Fabio, si torna da te Chi c'è al quinto posto? Pippenzaghi. Ah, subito? Ok È eh, cambiato completamente Cosa? Bandiera Vediamo ho detto Valdini, ho detto... Non è sì. Pippo Inzaghi. La legge del, dei calci di rigore è prevede che io dica Paolo Maldini a questo punto. Tu dici Paolo Maldini è senza sì. neanche soffrire del timer, ok. Beh, è andata male, ha fatto uno eh, sciacallo. Invece, invece no. Al quinto posto <ride> c'è il <ride> 82 partite, uh, si resta sul 15 a 13, i primi 5. Li abbiamo detti, dobbiamo arrivare a 10. Di nuovo Fabio, chi c'è al sesto posto? Dei giocatori più utilizzati, Ancelotti, al Milan, in Serie A. Vabbè, ricominciamo, sono quei due lì, quindi... Allora, io eh... te lo mando stavolta eh... senza tergiversare troppo, perché prima... Poi eh, lo puoi cittadino. fare, eh, cioè nel senso, nessuno ti obbliga a aspettare 60 certo. secondi, però... Da, è uno di quei due lì per forza a meno che sia quell'altro terzo esatto <ride> poi terzo si entra in, in questi, in questi eh, dubbi anche, anche il terzo c'è anche no, il terzo il quarto meno secondo no, me il quarto è già difficile quarto ma sono quei tre che girano sì, sì, sì. Tre. Esatto. Eh. Poi, eh, infatti il 9 e il 10 io eh. voglio vedere <ride> adesso si entra nel dubbio di che faccio dico quello oppure dico quell'altro è non anche una questione tanto. di orgoglio no c'è cioè, chi di, ne dice uno che magari è tipo all'ottavo posto. L'altra volta eh, vi ero affidato ehm. con Bastos, roba <ride> sì, che allora sì, 30 anni. anni. Sì. Eh, vabbè, succede. Vabbè, eh, succede, succede. Andiamo, tanto è uno e l'altro. Eh, Maldini. Allora, al sesto posto vediamo se c'è Paolo Maldini. E c'è Paolo Maldini, finalmente. Eccolo qua. Il Capitano del Milan di Ancelotti. 178 presenze. C'è lui al sesto posto. Aggiorniamo subito il punteggio. Fabio Maldini e porta a casa un altro e quindi torna sotto caro Giuseppe eh si sì, tratta 15. anche di giocatori entrati dalla panchina o da titolari? Eh, no 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 presenza, presenza presenza anche, presenza. Okay, Conta, le presenze quindi 15 a 14 siamo sul eh, meno uno. e Fabio torna a mettere grande pressione a Giuseppe, siamo arrivati al sesto posto Fabio vediamo se indovini anche il settimo Settimo, ragazzi come avevamo detto in apertura qua le cose si fanno sempre più difficili, mentre alla casa, come al solito in ogni sfida pastore, la community si divide tra chi ti fa Giuseppe e chi ti fa Fabio. Dai, dai, dai Fabio, ti dice Giorgio 1700. Allora. Dice anche il demone Arranca: <ride> cioè, dai. è il vantaggio. Allora in realtà ho scritto arraffa. Io non so se sto arraffa. dicendo una cosa volgare, arraffa, no, ci sta. però non sto arraffando niente. Dai, esatto. in questa mancia non ho eh, fatto neanche un punto. Vabbè, comunque. settimo ti dico, Alessandro Nesta, ah, Alessandro Nesta. Ah. Ma avrei non l'avrei detto, infatti, non avrei detto non Nesta. Non c'è Nesta, non c'è Nesta. Allora, Giuse, se vuoi, tu hai ancora sì. il eh... restante tempo. Sì, mi prendo un po' di tempo. Ah, è pochissimo. Ok, eh... Siamo? il settimo chi è? Hm. Ambrosini. Eh, allora Giuseppe non l'ha mai nominato Correggetemi se sbaglio La E poi è da nulla boom, sì. Ambrosini eh, Era lì un l'asso da calare è proprio lui E è è adesso ne abbiamo Ambrosini. due Che sono l'otto e il 9, A meno che non sto dimenticando Nessun altro No quindi Allora Giuseppe eh. Adesso state Perché hai indovinato Devi indovinare l'ottavo Per fare una doppietta E portarti in una posizione Un po' più eh. sicura adesso Dopo che Fabio Si è portato a casa A tre punti eh, In questa match Quindi Pirlo, Sedorf, Gattuso, KK, Dida, Maldini, Ambrosini. E adesso... allora, Ambrosini. E adesso vediamo. Beh, allora, sono due giocatori sicuramente che hanno avuto diversi infortuni nella loro storia mm, al Milan. Nesta. Non è Nesta, Fabio. Ancora 30 secondi se vuoi, eh. Per non precipitarti e avere rimpianti perché qua si entra nel momento clou ragazzi se vogliamo c'è anche un altro che mi è venuto in mente adesso eh. no? che forse no, non, non avrei detto però in effetti <ride> pensarci so, bene. So, so. Okay. Pippo bene. Pippo Inzaghi vediamo no. all'ottavo posto non c'è Pippo Zaghi, sì, ma... all'ottavo posto ragazzi c'è Grazie. <ride> Già. 100 partite, vedi Giuseppe lo voleva dire. No, Bene. no, non l'avrei detto, però ovviamente ah, okay. là, però per il 9 e il 10 c'è anche quello, quindi i due sono eh. quelli lì. <ride> A allora, questo punto, posizione il... numero 9 e il... posizione uno. numero 10. Adesso hanno sbagliato entrambi. Si riparte come prima Vabbè, da Fabio perché ha il punteggio. Tanto meno non parto sotto nel, nel, nella finale quindi... più basso, Fabio. Allora, il mio obiettivo è, è sempre: dubbio, arri... eh. tocca a me o lui? No, a Fabio. Ah, ok, ok. Punteggio più basso, l'avete la, perché... la, la, ah, sbagliata sì. entrambi. Quindi Fabio si può portare di nuovo, potenzialmente, a meno 1. Vediamo. Perché Il pare, secondo, ecco, secondo i ragionamenti, mentre Fabio eh, si concentra, va, secondo i ragionamenti di Giuseppe e Fabio, ovviamente non sappiamo nulla, però pare che secondo loro la posizione numero 9 e la posizione numero 10 si giochi tra, si giochi, no, tra due eh, dico... giocatori noti. Il dubbio eh, è tra di loro. Eh. Ti allora, dico esatto. Serginio, vai. no, clamoroso, clamoroso. Attenzione, eh. Serginio mm. non va. Chi lascia la strada vecchia Sergio. per la nuova? <ride> Giuseppe, ancora 20 secondi. Io se ho sempre vuoi, quei eh? due, quindi io continuo <ride> a dire Nesta. Eccolo lì, <ride> Sandro. Nesta al nono posto, quindi occhio. Fermi, fermi, non corriamo. Aggiorniamo il punteggio. Giuseppe, sale. A ha, ha fatto un po' Però... come hai fatto tu con Ambrosini, forse, Fabio? No, con mm -hmm. Sergigno. Magari sì. tutti si aspettavano altri nomi. Allora. Beh, Aggiornati punteggi, Giuseppe ha indovinato e quindi può portare a casa un altro punto. Ma sì, con calma, calma. calma. Allora... Tanto io vi dico, mentre Giuseppe ci pensa, che calma, non si dice mai... In toscano, visto che a me a volte si prende in giro Alma. con la parola Alma. calma, calma. Ah, calma. La, calma. Cioè, la C non è... aspirata non è mai a inizio frase. Vabbè, così una chicca, stai, una chicca stai per voi. Stai calmo. Bravo, sta armo stai stai con la R anche. Vabbè, Vabbè Giuseppe, concentra. Io... No, no, ancora processi. 30 secondi per il decimo allora. giocatore più utilizzato da Ancelotti al Milan. Eh, guarda, no, no. non mi viene in mente mo Non mi vengono in mente molte alternative. Tu sei convinto, sinceramente, ma. Eh. Ti dirò, fammi fare due conti Vai, veloci. Vai, certo, Ah, Te... certo, certo, certo. No, ancora però... 15 secondi. Non credo, ma me la gioco. Oddio. Ma no, dai. Inzaghi, dai. Volevo dire un altro. ma. Non... voce alta. Inzaghi, Super Pippo Inzaghi. Dai. Super! Vuol dire Cafu, però. Pippo no. Inzaghi. Esattamente, bravo Giuseppe. Altro punto che ti permette di salire a quota, eh... no? Eh. Scusate, esatto, eh, quota della eh, 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 miseria. È la miseria. Armo, sai. Armo, esatto, esatto. Più 4, più 4 per Giuseppe. Però chi... non è detto, vediamo qual è l'album delle menti. Che quindi allora... può essere scabroso. Intanto <ride> è stata una bellissima match Bellissima bello. manche perché Fabio era partito fortissimo. Tre punti li aveva portati a casa, poi si è risvegliato. Ambrosini, Giuseppe. È girata, e Ambrosini è girato. Si è girata la partita su uh, Massimo Ambrosini. Allora. 18 a 14, punteggi già alti, adesso c'è la manche del DINN20, quindi altri 20 punti in palio. Mandiamo la sigla: allora, cari amici, cari amiche e cari amici, 18 a 14, prima del DINN20, io ho la penna in mano, il foglio con me perché c'è una lista da fare. Di ne 20 ne chiediamo 20. Allora io vi dico una cosa, no? Giuseppe. Quando si arriva a questo momento e sveliamo in cui svegliamo la domanda, cioè le 20 cose da dire, Giuseppe dice sempre: Quante sono in totale? Già. Va bene? Per avere anche un'idea del range, no? Allora queste sono 24. Su otto anni quindi. Su otto anni va bene, va, bene. va bene? Cose rare, quindi accadute eh. di rado Allora, Pier Giuseppe intanto mi prende in giro e dice Bart, mo se ne esce con qualche ranking, pure se non è <ride> mondiali. No no, 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 no Allora, a parte le però gag La cosa che i miei preferiti, vai. se c'è, sono i calciatori, calciatori. I nomi, cal eh. i, tipo, quelli che, gli avversari, quelli che hanno segnato okay, con Perché okay. sono più difficili, però vediamo allora ragazzi, dinne 20, momento decisivo di questa sfida pastore sul Milan di Ancelotti, Giuseppe è in vantaggio di 4 punti, 18 a 14, cosa chiediamo oggi? Chiediamo, attenzione, 20 vittorie per 3 a 0 del ah, Milan di Ancelotti. Allora, lo diciamo 3 a 0 o 0 a 3, ovviamente. Okay, sono 24 in tutto. Okay. Vi chiedo, vi chiedo okay. cortesemente di specificarmi a vostro... Rischio e pericolo, la stagione. Eh, certo. Come funziona? Allora intanto metto anche il contatore perché serve. Eccolo qua, è a zero, deve arrivare a 20. Partiamo da okay. Fabio perché è il punteggio più basso e vediamo cosa succede in questo d 20 sul Milan di Ancelotti. Partiamo. Milan Sandoria 3-0 2008-2009. Inizio a sorpresa. Corretto, corretto, bravissimo Fabio, la prima delle 20, l'hai detta? Perché sei partito proprio da questa? Perché è il grande Va bene, va bene <ride> Una delle poche con la stagione lì che è stata Milan-Sandoria, la settima giornata della Serie A, 2008-2009, corretto, 3-0 Giuseppe Io vado sui grandi classici, Milan-Manchester United, 3-0, 2006-2007 Già Vabbè, qui mantengo un attimo la suspense, ma si <ride> sapeva che era la risposta esatta. Bravo Giuse, 19 punti per te e <coughs> risposta esatta numero 2. Vediamo come replica Fabio, anche qua chiaramente le prime che vengono in mente si dicono subito, poi vediamo no, certo. cosa raschiano questi due ragazzi dal barile Mila... della propria memoria. Vai! Mina Lecce tra 0, 2001-2002. Mm. 5 maggio, Andiamo. corretto, corretto. Milan Lecce 3 a 0. Era la quarta giornata di sera del no. No. 34, no. 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 ah, Milan Lecce 3 a 0 2003-2004. Quarta no, giornata, si, sì, sì. sì. <ride> sì, si facciamo. Aspetta, 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 allora. i punteggi. Intanto, da 15 okay. sale a 16. Poi spiegami a cosa, cosa, cosa hai pensato. Ho pensato che c'è stato un altro Milan Lecce 3-0, campionato 2003-2004, quarta giornata. È quello che. Vediamo. Ho <ride> letto male, ma. No, ma Madonna. lo sai cosa è successo? Allora, intanto, la, la risposta è esatta, ma io non avevo letto il 3 davanti sì. perché quella di prima era la 34esima sì, già, giornata. Sì. Già, già, Quindi, 5 maggio. Bravi entrambi. La risposta esatta è la numero 4. Due punti a testa per adesso. E ci riprova Fabio. Samdoria Milan, 03, 2003, 2004. Allora aspetta, ripeti scusami. Samdoria Milan, 03, 2003, 2004. Molto bravo Fabio, molto bravo cielo, Fabio. Po Poi il caso ha voluto, pazzesco comunque. Eh, questa me la leggo veramente al dito, <ride> contro non nessuno. ci fosse eh. la quarta giornata? No, bravo. Infatti, io <ride> ho detto, aspetta, ma che sta dicendo? Magari l'altro Milan Lecce è la quinta, invece è esattamente la quarta. Mannaggia, cioè, sì, quel giorno della quarta c'era ah, stato mannaggia. un famoso blackout in tutta Italia, ah. Ah. Non vi era, no, la luce è tipo le tre di notte, ma in tutta Italia. E quindi torno tipo alle 3 del pomeriggio eh, Quindi ci fu questo Mi ricordo quella giornata un wow. po', po strana eh, Tocca a me Milan-Lazio Supercoppa Italiana 2004 3 0 tripletta di Shevchenko bravo, bravo Giuse Risposta esatta Da 20 sali a 21 Ed è la risposta numero 6 Allora attenzione Fatemi aggiornare anche il contatore Che sale Siamo a 6, dobbiamo arrivare a 20 Palla di nuovo a oh, Giuseppe. No. Sì, scusate, a Fabio. E eh, vedi, all'inizio magari si dicono le prime. Ah, no, tanto io Torino-Milan ah. 0-3 2002-2003. Questo Questa è <ride> di intelligenza. Questa è di intelligenza perché? Perché Torino-Milan Torino -Milan è la Torino. formazione che la partita del, cui, che abbiamo usato per chiedere a Fabio la formazione da indovinare anche settimana scorsa, ma è successo molte volte. Eh, settimana Giuseppe... esatto, scorsa c'era eh, l'Italia Euro eh, 2016, avevamo fatto una domanda su una partita il cui marcatore è risultato utile poi a Giuseppe nella manche del Dine 20. Siamo a 7. Intanto, eh, Julio Cruz. Non so se sia Chi proprio sa. lui a casa, dice: Mamma che memoria! Entrambi. Quindi, Beh, bravissimi, bravissimi, uno dei più, livello più alto della storia di questo programma, <ride> Milan. Allora, sì. Ai Katene 3-0, Champions League 2006-2007, esatto, esatto. Sì, ragazzi. Siamo solo all'ottava oh, risposta. Oh, eh. Quindi, cioè qua. Eh, non sorprendetevi, perché qui lo show. Va avanti con la memoria di questi ragazzi, Giuseppe da una parte, Fabio dall'altra, per adesso Giuseppe comanda a 22 punti, Fabio insegue a 18 e adesso vediamo, se accorcia. Mina Atalanta 3-0 2008-2009. Me l'hai tolta. Ah, attenzione, allora, risposta esatta, bravissimo Fabio, sale a 9, Giuseppe intanto che entra... Aggiorno il punteggio Giuseppe ha detto: Me l'hai tolta? Attenzione, eh, cosa sì. succede ora? Perché a volte si ha una partita in testa, l'altro te la toglie, e magari non no. se ne hanno altre, ma magari no. Vediamo. Giuseppe, vai a pensare, è eh certo. ah Comunque, anche qui, se tu vuoi, 60 secondi te li puoi prendere. Per adesso, siamo partiti a raffica, che fai, Giuseppe? Le vuoi, Vabbè, timer, sì, no? certo. È un mio diritto. Eh certo, un è, di zanzare, è, un Scusate. è un tuo diritto, un è un mio diritto. diritto. <ride> Shakhtar Milan 03 Champions League 2007-2008 Quindi me l'hai fatto mettere tanto per rompere le eh scatole no, no, Perché però... stavo vedendo la campionata Mi viene a mettere Proviamo come sarà la Champions e ho provato sì, uno, Bravo, bravo Giuseppe Non è sparito il contatore Eccolo qua che ritorna Si entra in doppia cifra Decima risposta esatta del, del, del 20 Giuseppe Per adesso mantiene il vantaggio a più 4 Vediamo adesso cosa succede Fabio se tu vuoi 60 secondi di tempo, sì. io te li do. Direi di sì. Molto bene. Ah no, aspetta, aspetta. Sì. ecco. Allora, hm. 23 a 19. Lazio Milan 03 2008-2009. Era lo stadio. Oh yes, bravissimo Fabio. Ci pensa, giustamente riflette e poi dà la risposta esatta. Via il timerino, torna il contatore da 10, saliamo a 11, mentre Fabio è andato a 20. Giuseppe. genoa Milan 03, prima giornata 2007-2008. Corretta anche questa, bravo Giuseppe, senza neanche rompermi le scatole col timerino stavolta. No, eh. non ti voglio mettere in soggezione, allora, chiaramente. Si fa per fare due battute. Allora, risposta numero 12. Fabio. Non so se sia considerato canonico, però Milan-Inter 3-0, 2004-2005 in Champions. Eh, secondo me è buona. Eh sì, è buona, è buona. Spieghiamolo anche, magari, perché? agli amici a casa cosa era successo e perché che Fabio io... ha fatto questo ragionamento. Allora, perché praticamente in teoria aveva segnato Cecenco il gol dell'1-0. Poi sono stati... è stato un gol annullato ha cambiato, se non sbaglio, dell'Inter. Mm. Eh, C'è stato un annullato. Non si sa se era buono o regolare o da annullare. E l'Inter ha cominciato il, la tifoseria dell'Inter ha cominciato a lanciare di tutto all'indirizzo del. Di, di, povero Dida che era sotto. Di, ed è il famoso episodio del petardo che ha colpito la spalla di Dida e dicono abbia cambiato anche la sua carriera. però no, sapete, noi, mia... noi lo sapete, noi l'anno scorso gliel'abbiamo chiesto. a Nelson Dida, è stato ospite a cronache live, gliel'abbiamo proprio chiesto. Anzi, gli ho chiesto io, mi sono sentito anche un po'. <ride> mi mm. 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 ha fatto sentire un po' un cretino, altro si può <ride> dire mezzanotte e quattro perché. Mentre gli chiedevo proprio, ma Nelson, ma quel petardo ti ha cambiato la carriera? Hanno detto, no, oh, ma che? Vabbè, in maniera corretta, è eh, sì, Però mi ha fatto capire che non era mai stato d'accordo con queste frasi, no? Con mm. chi sosteneva che quel petardo gli avesse cambiato la carriera. Non era vero nulla, secondo lui. Però di fatto è un po' lo spartiacque sì. della carriera. Poi che sia dovuto a quello, oppure no, non si sa. Fatto sta che da lì Dida non è più... Stato lo stesso, quantomeno con continuità. Poi mm, le giocate, vero. le parate sì, incredibili le ha fatte. Allora. Bravo Fabio, perché comunque sul tabellino c'è scritto 3-0 per il Milan. E quindi sale a 21. Giuseppe? Milan-Empoli, 3-0, 2005-2006. Corretta anche questa, quindi Giuseppe risponde ad attenzione. Perché intanto mm. Giuseppe sale a 25. Le risposte. Esatte, salgono a 14, quindi se continuiamo di questo passo... ne sono tre a testa? Beh, però no. cioè, lui le, le prende tutte. Cosa può succedere? Esatto, può succedere che ad esempio Fabio adesso risponde correttamente va vale a 22. Giuseppe sbaglia e allora la palla passa di nuovo a Fabio esatto. che così può continuare ad accorciare le distanze. Quindi è ancora tutto aperto. Giuseppe è in vantaggio, ma Fabio, non darti per vinto, concentrati, è ancora tutto aperto. Ce ne sono ancora.. Almeno sei da dire, poi le elenchiamo tutte. Ti faccio partire il tempo. Senza problemi. Che sfida, ragazzi! Punteggi altissimi e forse mm, si può anche superare il record che, tra l'altro, è stato battuto la settimana scorsa. 27? Allora, Non ricordo sì. male sì, della stagione. Della stagione sì. Poi ah, l'anno scorso c'è chi è arrivato anche a più di 30 eh. quest'anno no solo due volte l'anno scorso sono arrivati a più di 30 eh. a... Sì. sì. sembra di sì allora uno sicuramente esatto. ma io sono convinto anche del, del secondo, quasi il penultimo forse della scorsa stagione 20 vittorie per 3 a 0 o 0 a 3 lo specifichiamo del Milan di Ancelotti ancora qualche secondo ne abbiamo dette per adesso 14. E attenzione perché è un momento di difficoltà, ma ovviamente ci sta dopo 14 risultati detti. Tanto complimenti. Vediamo, però, adesso Fabio mi devi dare una risposta. Prova ma penso che non so, Milan Brescia 3-0, 2004-2005. Mm. Attenzione, può allungare Giuseppe perché ecco, non c'è Milan Brescia. Ti confondi con Milan Atalanta 3-0, 2004-2005 i mercoledì sera eh, sì. i mercoledì sera attenzione che Giuseppe... Mercoledì sera. Giuseppe si ricorda anche, anche questo io, <ride> sapete che io ricordo dove ero queste, tutte, tutte me me me. in tutte le parti stavo per fare uno, un esame all'università a, a Ferrara ah. e, e quindi ero tipo in, 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 perché io non, non abitavo a Ferrara ma facevo avanti e indietro da casa quindi ero in hotel all'ostello a in, comunque, in ostello, allora. periodo, Ferrara eh. Ascoltami alla radio. Allora, mentre Julio Cruz continua a dire Giuseppe è impressionante, Manuel dice un mercoledì sera piovoso. Addirittura era ottobre, quindi ci, era sta, possibile. Eh, ci sta. Non ci ero sta. a Milano, quindi non so che <ride> tempo facciamo. Comunque, però. risposta esatta: era l'ottava eh, giornata eh, della Serie A 2004-2005. Sì. Ecco, ecco. 26 a 21, Fabio, mm. torniamo sempre qua è qui il problema eh, chiaramente eh, è che eh, esatto, diventare... se le partite diciamo, <ride> sono finite diciamo, nella eh, memoria sì. dei, dei, o di Giuseppe o dello sfidante, eh, si fa un po' più difficile. Però questi 50 secondi sfruttali perché magari ti passa per la mente un flash, un gol, un'immagine. No, scusami, non ti voglio distrarre, io no. lo faccio anche per Figurati. intrattenere i nostri amici a casa che continuano a scrivere. Io vi ricordo ragazzi, eh, se volete sedervi al posto di Fabio e sfidare Giuseppe, mail a info.chiocciolacronacadispogliatoio.it presentandovi e presentando il tema con cui eh, vorreste sfidare Giuseppe. Ricordo anche che la nuova stagione di Cronac Live è iniziata proprio questa settimana, palinsesto che prevede Fontana di Trevi il lunedì, tacco Naso con Walter Sabatini, Emanuele Corazzi e Stefano Borghi il martedì, sfida pastore ogni mercoledì e poi... Lascia, raddoppia, con, Diasin e chiaramente anche Giuseppe Pastore. Allora, scade il tempo. No. Fabio, vediamo. Eh. Non... No, vuoto, Voto totale, proprio zero. Prova, magari, pro. No, ma... Magari anche al caso la prendi, eh. No, eh quella... Provaci. È un mezzo miracolo. Ti chiedo di andare. Livorno Milan 03 788. Giusto. No. Ah, vabbè, è giusto. Allora. Ah, sì, sì, sì. Va diciamo bene, una va cosa. Bene. Va bene, allora, vai. fatemi vedere. Allora, aspetta, eh? Aspetta, andiamo piano. La allora, risposta è esatta. Perché spieghiamo adesso tutto. Anzi, prima, fatemi. Aiuto. Aggiornare i punteggi. Fabio va a 22. Perché c'è stato un attimo di esitazione. Tanto raccolgo la penna, perché... Ah, il risultato è esatto. Dov'è? Non lo trovo più. Livorno Milan 0 Fabio ha detto una stagione non corretta, però io la stagione ve l'ho chiesta per specificare... È l'unico Livorno Milan 0 mm. in effetti. Eh, capito. Quindi di fatto è una risposta esatta. Quindi bravo perfetto, Fabio, perfetto. sospiro di sollievo per te. <ride> Comunque... Eh, vabbè, però insomma, però fa morale. Mai, fa morale, perché... <ride> Le risposte sono 16, eh, esatto. vediamo cosa può succedere. Io in matematica, ragazzi, non sono mai stato... No, è vero, ma è ancora matematicamente aperto. Esatto, sì. esatto. Comunque il livorno Milan 03 c'è stato, vedi? Eh, bravo, ja fatto. <ride> Giuseppe. Udinese Milan 03, 2006-2007. Esatto, e mi sa che con questa Giuseppe, diciamo che ha matematicamente... Chiuso esatto. i conti, ma aspettiamo a festeggiare perché comunque la sfida deve andare oh, avanti. La manche deve finire. Anche perché poi, attenzione, qua c'è ancora una questione di punteggi. Formula 1 o comunque anche in Serie A. Se uno vince lo scudetto, non è che si fermano tutti. Oh, Quanto meno davanti, scudetto. si va avanti. Carton allora 27 per Giuseppe, 17esima risposta esatta di questo linee 20. <coughs> Fabio, allora, allora, allora. Allora. allora chissà perché ho detto prima Formula 1 che lo scudetto, scudetto. va bene sono i flussi. So. Nel mio cervello. è mm. mm. un po'. Eh, me ne più. Eh, Così bello è quello, eh? Mettervi in difficoltà. Eh! Mm -hmm. Tanto dicono: no, vabbè, non diciamo niente perché sennò. Però no, sono, sono simpatici eh, gli amici a casa. Parte di scherzi ci fa sempre piacere vedervi così attivi e rispondere anche in maniera insomma, da lontano, ecco, pur non essendo qua e non giocando contro Giuseppe. Ma ve lo ripeto ancora una volta, poi non lo dico più, se no veramente vi vengo a noia. Potete venire qua, eh? siete voi che sfidate Giuseppe. Allora, 20 vittorie per 3-0 del Milan, Attenzione, forse gli è venuta milan ah, Piacenza 3-0 2001-2002, no, no, no. Ho... Che... Allora io non dico nulla perché eh. l'altra volta, no, no, niente, non dico nulla. Ho detto Giuseppe, no, non c'è mai stato. Mina Piacenza 3-0, no, dico no. Siena Milan 0-3, 2005-2006. Ok, ok, poi dico anche quello che stavo per dire, ma lo dirò dopo. Giuseppe va a 28. Il timer sparisce, torna il contatore che sale a 18. Io tengo per me il ragionamento che stavo per fare. E poi vi svegliamo anche un aneddoto su uno sfida pastore di qualche settimana fa. Hm. Allora sta di nuovo a Fabio 28 per Giuseppe che sta dilagando. Fabio comunque intanto 22 punti a casa se li ha portati. C'è cioè, chi ha vinto, La somma punti, più alta mm. della storia del... Esatto, ma noi lo sapevamo che ragazzi uno sfida passare sul Milan di Ancelotti... No, non che non, non vi fiume, avevamo avvertito, certo. per... Avrebbe dato spettacolo totale. Ancora due punti in palio, Giuseppe può anche arrivare a 30. Cosa mai è successo? Io mai non lo so. anche le Coppa Italia di prima. Eh. Mm. <ride> Ah, certo. certo. Sì. <ride> dai, Tutti dai. Era eh. mm. Non mi ricordo più la vittoria Poi c'è anche un po' di stanchezza, ne sono eh, dai, un quarto. Esatto. Ne sono un quarto chiaramente Però, per chi vede la diretta, eh. Poi questo dai. contenuto lo ritrovate sui nostri canali. ce l'ha, dai. Ce l'ha, ce l'ha. Vediamoci in questi ultimi secondi senza mettergli pressione. Era 3-0 di prima, era Milan eh. Era Coppa Italia, Milan-Perugia. 3-0 esatto, era proprio Milan-Perugia. Era proprio Milan-Perugia. Curioso, curioso che nel Dine20 succedano spesso questi, questi casi, eh? Vi ricordate eh beh, con certo. il ragazzo eh sì. che portò la Roma di Garzia? Si confuse con dei risultati da solo. Eh, diciamo: È un sì, peccato, esatto. ma questo è anche so, l'emozione, la stanchezza. Certo la concentrazione che poi ti consuma ovviamente io chiudo, io chiudo così. attenzione chiudo, ultimo punto ultimo. No, Milan Parma 3 a 0 2004-2005 esatto e allora partono i fuochi d'artificio Giuseppe no, bellissima, chiude bellissima così, bellissima sfida bellissima sfida Sfiora 52 punti sì. in due il record direi. più 6 per Giuseppe 52 punti, un record di, per la sfida pastore sì, Con 23 si vince diciamo, E un cioè, record dai. per Giuseppe Che vero, per la prima volta sale a quota 29 no. Ha detto bene però Giuseppe Complimenti Fabio Perché con sì. 23 punti Io non so quanti Comunque con 23 punti Si è vinto contro Giuseppe Quindi Sì, 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 tu, più volte Tu hai avuto, caro Giuseppe, caro Fabio Il coraggio di portare <ride> Diciamo un argomento Scusi Giuseppe, ora io personalmente non sapevo che stessi scrivendo un libro sul Milanacciotti, ma ero comunque già sicuro che eh, sarebbe stato ferratissimo. E così è stato. 29 punti per Giuseppe, 23 per te, Fabio. Complimenti comunque per eh, la preparazione. Un commento eh, a caldo eh. di questa sfida, com'è stata finalmente essere lì seduto davanti al demone, come lo chiama <ride> Ricchi Trevisani, e uh. come lo chiamano gli amici a casa, eh tanta roba, cioè nel senso si vede che ne sa, eh, c'è da dire ragazzi già da casa sembra che Beh. ne sa. Sì, no, sì, ti ringrazio. Vedi, ti dico, ad esempio subito non è piacere né niente, vederti da casa è un conto, poi essere qua vedere che comunque anche durante l'ambito non solo del, del quiz, sei, vai sempre a mm. quizzare anche prima, quando abbiamo fatto il piccolo quiz prima, cioè comunque... Tanta roba, sì, è sì, eh, ti ringrazio. Tra l'altro, stato molto bravo anche tu perché insomma, al di là del punteggio, è un argomento vastissimo. Cioè, adesso, senza togliere nulla a nessuno, un conto è portare un torneo di un mese o sei partite, dieci partite, trenta partite. Un conto è un 300, non so Ehi, quante gare, no? 400 rotte, 400 420, 420. <ride> insomma, sicuramente è, è un argomento, a maggior ragione il 23. Secondo me, questo 23 sembra un professore all'università. Questo <ride> Teng è il 23, sì, sì, fra me Yeah, farà media il 23, no, è, è molto più pesante di, magari di, altre, di altri argomenti che sono stati un po' più facili da preparare, ecco, da, eh. per chi viene. Quindi complimenti, insomma, è evidentemente, è evidentemente, hai ripreparato complimenti. Comunque. È, è vero, <ride> un po' allora, in casa, in questo caso, Mystery Box che rimane chiusa, mm -hmm. però, non si apriranno. Mystery Basta. Box che rimane chiusa. <ride> Fabio, io ti voglio chiedere una cosa, in... poi siamo in chiusura. Sì. Allora, anche per gli amici a casa, uh, spiegacela. Sì. Quando si è sul Dine 20, specialmente, no? uh -huh. eh, si riesce anche, magari in tarda serata, a essere concentrati. C'è, cioè, ad esempio, quel Milan Perugia, magari a casa, lo avresti detto subito. Però magari qui cosa c'è? Un po' di emozione, sì. stanchezza, adrenalina che... Magari poi ti consuma, come ho detto prima. Sì. Quegli attimi, cosa succede nella testa dello sfidante di Giuseppe? È lì, allora, succede che quando cominci magari, inizi a tirare fuori quelle più conosciute, arrivi a un certo punto dove, dove dici, ok, c'ho un vuoto, non ne sai più. Quindi ti dico inizi a tirare, però inizi a cercare nei vari campionati, dici magari quelle sono quelle squadre con cui sei riuscito a fare tre gol. Dopo arrivi nel momento in cui magari lui dice la partita mezz'ora prima, quindi ti chiudi ti certo, si chiude il cervello. Certo, quello è, molto, dici, è okay, molto importante. Sei un po' così, rimani un po' spiazzato su quello. Più a quello. È vero perché se, ecco, pensavo anche a me al contrario, se cioè tu eh. ti spremi 60 secondi eh. Eh. e dici. poi vuoi un attimo rilassarti, ma se subito l'altro risponde, eh. tocca di nuovo a te. È come quando a tennis tu fai tipo una fatica bestiale per fare un game dal servizio, eh. poi l'altro fa 4 ace eh. e tocca di nuovo a te servire eh. e sei di nuovo sotto pressione. Esatto. Capito anche a me qualche volta devo dire. Quindi fondamentalmente è il timer che mette ansia. Ma più che altro è la, è la sproporzione esatto. tra il tempo che ci mette uno e il tempo Grazie. che ci mette l'avversario. Si mette un po' di. Che poi anche diciamo che quando magari lui pesca la tua stessa partita a cui stavi pensando, devi andare a ricercare. Eh, esatto. Sì, questo può essere Altri è ancora 60 io... secondi dove dici. Inoltre, è sempre lì. Allora io l'ho rimesso in sovrimpressione perché è un risultato che fa storia in Sfida Pastore. 29 per Giuseppe, Giuseppe è record personale. 23 per Fabio, che comunque ricordiamo ha un punteggio con cui altri sfidanti hanno vinto. Quindi, esatto. Complimenti e soprattutto, Fabio, complimenti perché ci Ha regalato una sfida che attendevamo veramente da tantissimo <ride> tempo. Bravo per il coraggio bravo bravo Fabio. Anche, e soprattutto per la preparazione. Fabio, ultima grazie cosa, grazie voi. anche perché ci seguo a casa e magari si chiede: ma com'è partecipare a Sfida Pastore non solo durante la diretta? Che esperienza è? Raccontaci, è un'esperienza generale. Diciamo che venire qua, venire nei vostri studi, vedere anche quanto vi siete impegnati, quanto vi state impegnando ancora tutti all'interno dello studio per rendere tutto molto organizzato, tutte, comunque tutte le cose. Organizzare una cosa del genere penso che ci voglia del tempo, anzi. Così come tutti gli altri programmi, così come tutte le altre, tutto il resto della vostra programmazione. E' eh, è tanta roba, nel senso che comunque venire qua, stare con voi, anche solo parlare, avere dei confronti comunque con gente che ne sa. È Ce ne vuole, cioè nel senso, è un'esperienza che se dovessi rifare, rifarei domani mattina. <ride> Quindi grande, cioè... grande, e complimenti davvero eh, grazie, perché te ne, davvero. ti arrivano anche tanti messaggi dalla chat. Uh, complimenti, sei stato grande lo stesso, bravissimo Fabio. Grazie, poi grazie. chiaramente c'è chi ti dice, oh, sfidare su, su sul eh. can... Giuseppe, sul Milan e Ancelotti è un rischio ma sei stato veramente bravo Giuseppe grazie rischi mille rischi sono da prendere ragazzi. esatto <ride> Erato, bravo con concordo allora siamo in chiusura chi cari amici Giuseppe ti ringrazio ci vediamo domani domani eh, su dopo, dopo la Europa League dopo le gare del giovedì sera per la prima puntata di Lascia Raddoppia con me Fabrizio Biasin e Nando Siani di ritorno dalle, dalla Spagna quindi mi raccomando ragazzi, domani qua su Cronache Live ancora un nuovo format da, da scoprire, da vivere tutti insieme. Fabio, grazie ancora. Grazie a voi ragazzi, grazie a voi. Grazie anche da parte mia, Cosimo Bartoloni, per stasera è tutto. Cronache Live torna domani, lo abbiamo detto. Sfida Pastore torna mercoledì prossimo. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Bravo, bravo.